tragedia della strada nel tratto aretino dell'Autosole. Siamo al chilometro 360, vedete alle mie spalle quello che è accaduto. Uno scenario apocalittico, quello che si sono ritrovati di fronte i soccorritori nell'incidente avvenuto intorno alle 14 in corsia sud della A1, quella che va da Arezzo verso Monte San Savino. Qui siamo nei pressi di Badia Alpino. Coinvolte tre auto e un auto articolato. Tra coloro che viaggiavano a bordo di una monovolume, in quattro hanno perso la vita: due adulti e due bambini di 8 mesi e 10 anni. Altre 7 persone sono rimaste ferite, tra cui un bimbo di 8 mesi e un altro di 13, ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Meyer di Firenze. Questo signore è stato il primo a prestare i soccorsi. Io ero praticamente dietro al camion, ho visto l'incidente quando era praticamente successo, sono sceso a dare i primi soccorsi perché sono un sanitario 118 e avevo già constatato i primi, purtroppo, persone senza vita, e ho rianimato due bimbi piccoli di cui uno non c'era più niente da fare, almeno per quanto ho potuto constatare io, e l'altra bambina non lo so. Ecco. Sì, credo siano entrati sotto il camion, sì. Io li ho trovati da Firenze Scandicci, abbiamo fatto tutta la strada insieme e niente, l'ho visto un po' zizzagare il signore della macchina danneggiata, io sono stato un po' distante per quello, poi sono rimasto dietro all'altro camion, non ho visto poi infine come è successo, ma ho solo soccorso infine, tutto qua. La macchina dei soccorsi ha visto arrivare sul posto i mezzi del 118 e due Pegaso, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Arezzo Battifolle, a cui toccherà la ricostruzione della dinamica. Sul posto anche il PM Roberto Rossi. Le corsie dell'Autosole sono rimaste chiuse in entrambe le direzioni per un'ora, poi quella nord è stata riaperta, in quella sud il traffico è tornato regolare soltanto intorno alle 17.30.